Amici di Seregno Channel, un buon pomeriggio da Fabio Mariani qui allo Stadio Ferruccio di Seregno, o meglio nella zona degli spogliatoi dello Stadio Ferruccio di Seregno. Non si giocherà qui fra 48 ore, bensì in trasferta, perché gli azzurri, dopo aver piegato l'Aurora Seriate, saranno di scena su un campo storicamente avverso come quello del Pontisola del nostro ex presidente e direttore sportivo Ero Spogliani. Un Pontisola che tra eccellenze e Serie D non abbiamo mai battute, quindi un altro possibile tabù da sfatare sulla strada dei nostri azzurri, che sono saldamente al controllo dell'operazione in campionato con 5 lunghezze di vantaggio sul Castiglione, impegnato domenica a Seriate. Dunque due gare difficili per le prime due della classe, ma noi concentriamoci sul Pontisola e sulla prossima gara con i nostri prossimi protagonisti. Con mister David Sassarini per parlare di Pontisola Seregno. Tanti tabù sono caduti in questa prima parte di stagione, adesso ce n'è un altro, visto che il Pontisola non è mai battuto né in eccellenza né in Serie D. È banale ridursi solo a parlare di questo, perché è una squadra, quella di mister Brambilla, sicuramente più attrezzata e più valida della classifica che ha. Ma è un'ottima squadra, degli ottimi elementi anche di categoria superiore, ha due attaccanti che lì sono un po' il fiore all'occhiello del Pontisola e giocherebbero in tutte le squadre della Serie D, ma questo ci deve interessare poco. Dobbiamo pensare a noi stessi e andare avanti. Tu hai parlato di una squadra forse un pochino meno brillante domenica contro l'Aurora Seriate, ti chiedo come è andato il lavoro settimanale anche in prospettiva della pausa di settimana prossima. Ma non meno brillante, abbiamo trovato una dinamica diversa al solito e non abbiamo interpretato la nostra partita. Ne abbiamo parlato in settimana, ma non credo che ci sia, nel senso non c'è mai stato problema su questo. I ragazzi hanno capito che se noi diventiamo una squadra come le altre, che non fa un determinato tipo di calcio, può avere i suoi limiti. Mister, è un Pontisola che mercoledì avrà anche questo impegno fondamentale in Coppa Italia. Ti aspetti che ci sia un po' di turnover in vista della nostra gara, o ti aspetti che Pontisola scende in campo con la miglior formazione per cercare di fermare un Seregno che ha una striscia positiva ormai che dura da tantissimo tempo? Ma io credo che scenderanno in campo gli 11 migliori loro, perché quando arriva il Seregno tutti vogliono batterlo, e quindi mi aspetto la solita partita, la solita battaglia, e noi dobbiamo essere bravi a mettere le cose a posto e giocare a calcio. Mister, adesso si è aperta anche la finestra di mercato, so che tu sei piuttosto soddisfatto dei giocatori che hai a disposizione, che ti hanno portato 38 punti, so che la società farà anche qualche ritocchino, insomma ti senti tranquillo per questa seconda parte di stagione che si aprirà appena quando finisce il mercato? Ma noi siamo sempre molto attenti nel fare le operazioni di mercato col direttore, che secondo me è molto bravo a lavorare in sincronia con il sottoscritto, e non andiamo a cercare nomi altisonanti, andiamo a cercare sempre comunque sia funzionalità in quello che andiamo a fare e determinati equilibri dentro lo spogliatoio. Queste sono le nostre prerogative principali. Grazie mister. Grazie a voi. Perfetto.